31 anni per lui, 27 vittorie, 5 sconfitte, 2 pari, 7 successi prima del limite. Appoggia i guantoni sulle spalle del suo nuovo allenatore, Luciano Fordini. Più avanti c'è anche il suo manager, il procuratore Benito Viligiardi. Vi dicevo dunque, questa sera Mauro Galvano, l'atleta di Fiumicino, ha la grande possibilità di tornare in possesso di una corona continentale, quella dei supermedi che ha già detenuto in passato. Se la deve vedere con il co-sfidante alla corona vacante, il britannico Harry Wharton, che combatte davvero in casa, essendo nato a Leeds, che dista pochi chilometri da qui, e soprattutto essendo residente proprio a York. Tra l'altro Wharton ovviamente può godere di un gran tifo, e sentite i bu, i fischi, tutti all'indirizzo del nostro pugile, che però sembra essere ben preparato. Anche con lui ho parlato pochi minuti fa, sono andato a trovarlo nel camerino, mi è parso ben concentrato, teso al punto giusto. Mi ha detto che è davvero intenzionato a non lasciarsi sfuggire questa occasione importante, in quanto ovviamente c'è in palio il titolo continentale, ma importantissima anche perché potrebbe significare una nuova chance mondiale per l'atleta di Fiumicino. Dunque Mauro Galvano, 31enne, se la vedrà con il 27enne Harry Wharton. Mauro è nato il 30 marzo del 64, come vi ho già detto, a Fiumicino, è professionista dal 1986, mentre ora si abbassano le luci perché si appresterà a salire sul ring anche Harry Wharton. Vi dicevo, Galvano sale sul ring con un record di 27 successi, 7 dei quali prima del limite, 5 sconfitte, 2 pari. È stato campione europeo dei supermedi, titolo in palio questa sera nel 90. Ha conquistato la corona il 31 marzo a Capo d'Orlando, battendo ai punti Mark Taylor, un altro britannico. Speriamo che sia di buon auspicio. Dunque nel match seguente, però, dopo aver abbandonato la corona europea, ha ottenuto la chance mondiale per i supermedi nella versione WBC World Boxing Council il 15 dicembre a Monte Carlo del 90, come vi ho già detto, e ha battuto l'argentino Dario Matteoni ai punti. Intanto inquadrato qui Mickey Duff, il manager di Harry Wharton, molto notissimo per quanto riguarda la box britannica. Dopo la vittoria del mondiale supermedi WBC contro Dario Matteoni a Monte Carlo, Galvano ha difeso una prima volta la cintura a Capo d'Orlando il 27 luglio del 91 contro lo statunitense Ronnie Essex, alto successo ai punti con decisione unanime, 6, 2 e 3 punti di vantaggio per Mauro Galvano nella prima difesa della corona. E intanto vedete, sentite il caloroso abbraccio del pubblico dal Barbican Center di York, tutto per il proprio concittadino Harry Wharton, 27enne, che sta ora salendo sul ring. E ovviamente Mauro Galvano non si deve lasciar così spaventare, non si deve lasciar condizionare da questo impatto fragoroso del pubblico di York, ma l'atleta, il pugile di Fiumicino, è esperto in oltre 9 anni di professionismo, si è fatto una scossa dura e certamente non si lascerà impressionare da questa ovazione. Tutti in piedi, una standing ovation per Harry Wharton, eccolo qui inquadrato. 27 anni, 20 successi per lui, 15 prima del limite, 2 sconfitte e 1 pari. Vi dicevo ancora per quanto riguarda Mauro Galvano, dopo aver difeso una prima volta la corona contro Ronnie Essex, ha disputato, ha sostenuto la seconda difesa iridata il 6 febbraio del 92 a Marino, nel Palasport di Marino, contro il paraguayano Juan Carlos Jiménez. Alto successo e punti per lui, con soluzione, con verdetto unanime, 1 punto, 2 e 4 punti di vantaggio per lui. La terza difesa della corona, il 3 ottobre del 92, sempre a Marino, ha visto purtroppo per Mauro Galvano la sconfitta contro il britannico Nigel Penn per intervento medico alla fine della terza ripresa. 9 minuti combattutissime, poi una brutta ferita all'occhio sinistro di Galvano che ha costretto praticamente alla resa il pugile laziale.
lasciata quindi la corona nelle mani di Nigel Benn, che purtroppo vi ricorderete è stato protagonista pochi mesi fa di un terribile confronto con Gerald McClellan, il pugile, lo sfortunato pugile statunitense che versa ancora in uno stato semicomatoso in un ospedale statunitense. Vi dicevo, Nigel Benn ha concesso la rivincita a Mauro Galvano il 6 marzo del 93 a Glasgow, riuscendo a imporsi ai punti con verdetto unanime 4-6 e ancora 4 punti di vantaggio per Nigel Benn, che però proprio pochi secondi prima del gong finale è stato colto impreparato da una ottima combinazione di Mauro Galvano e Benn è stato davvero sull'orlo del KO. Purtroppo è suonato l'ultimo gong e dunque Mauro Galvano non è riuscito ad imporsi prima del limite ed il verdetto dei giudici ha premiato giustamente Nigel Benn. Poi Mauro Galvano ha tentato nuovamente la chance europea contro l'ex amico Vincenzo Nardiello il 26 novembre del 93 a Marino e ha perso ai punti anche questo con decisione unanime. Il titolo come questa sera era vacante. Nel match seguente, il 17 marzo del 94, Galvano è andato in Francia ad Antibes ad affrontare proprio il Frédéric Seyer, il pugile francese del quale vi ho parlato in precedenza, che è seduto qui a fianco a me e sta commentando il match per France 2, la televisione francese. Ha perso ai punti in 10 round Galvano in quell'occasione, ora presentato ufficialmente. Un verdetto quello contro Frédéric Seyer che molti hanno giudicato casalingo, quindi generoso nei confronti del pugile francese. Galvano è tornato sul ring il 24 agosto del 94 a San Benedetto del Tronto per battere dal capo tecnico alla settima ripresa il russo Yuri Krestov ed impossessarsi del mondialino dei medio massimi IBF. Intanto vedete la scheda già ricordata di Harry Wharton col peso 12 stone che equivale al limite della categoria del super medio, ovvero 76 kg 203 grammi. Al peso invece Galvano ha fatto registrare 75 kg 750 grammi, dunque ci sono 450 grammi in vantaggio del pugile britannico, che però deve lasciare 2 centimetri a Galvano, che è 1,81 contro l'1,79 appunto di Wharton. Vi dicevo, dopo aver conquistato il mondialino dei medio massimi IBF, Galvano ha conquistato anche quello della WBO per la categoria dei super medi, che è quella più a lui congeniale, lo scorso dicembre a Roma contro un altro russo, Evstratov. E dunque nell'ultimo match lo scorso aprile ha messo KO alla seconda ripresa Joseph Harris, statunitense. Dal Barbican Center di York, nello Yorkshire, in Inghilterra, siamo dunque giunti al campionato europeo dei supermedi, corona vacante tra Mauro Galvano, i pantaloncini rossi, e il britannico pugile di casa Harry Wharton, pantaloncini neri. È la prima ripresa, come vedete entrambi pugili in guardia normale, ovvero col sinistro proteso in avanti, anche se il britannico Wharton, pur essendo in guardia normale, vanta un pericolosissimo gancio sinistro. Ovviamente farà bene Mauro Galvano a stare molto attento, soprattutto nelle prime riprese, a questo colpo del rivale. Una ottima combinazione di Mauro a due mani, sinistro, destro, sinistro. Ha sorpreso ancora col destro adesso Wharton. Io ho parlato appunto, come vi ho detto in precedenza, con Galvano pochi minuti prima del match. Intanto c'è un intervento dell'arbitro, il tedesco Heinrich Mummert. I giudici, l'arbitro ovviamente ha diritto al voto, gli altri due giudici sono Raymond Bachelet francese e il finlandese Erki Meronen. Vi dicevo, ho parlato con Galvano che mi ha detto di non voler lasciare troppa iniziativa all'avversario in queste prime fasi, proprio per cercare di evitare il suo pericolosissimo gancio sinistro. E ha detto anche Galvano che ora contravene, sorprende col sinistro e poi col destro Wharton. Mi ha detto Galvano che in palestra ha lavorato molto con guantoni pesanti 6 once, mentre adesso va a segno un destro di Wharton, quindi guantoni pesanti proprio per un lavoro di potenziamento e di anche di ricerca di velocità. Ovviamente ha detto Galvano, non voglio lasciarlo arrivare troppo sulla corta distanza, che è ovviamente la sua tattica preferita.
ed in effetti il britannico avanza a piccoli passi come fa in questa occasione. Sentite ovviamente il boato della folla ogni qualvolta un pugno di Wharton arrivi a bersaglio, magari anche non in maniera troppo pulita. Questa volta invece il destro e poi il sinistro di Wharton sorprendono Galvano, che risponde molto bene col sinistro. Ci sembra davvero ben convinto Mauro questa sera, preparato a dovere, a volte forse lascia andare un po' troppo bassa la mano destra. Deve stare molto attento ovviamente anche col sinistro, che è il colpo che deve cercare di parare il destro di Wharton. Soprattutto il gancio sinistro è il colpo migliore del rivale di Galvano. Ancora si incrociano i colpi mentre sta ormai per concludersi questo primo round. Punge col jab sinistro Mauro, va a vuoto, si scompone e nonostante questo sentite la folla si eccita e si chiude questa prima ripresa, una prima ripresa che può anche essere giudicata pari proprio perché entrambi i pugili hanno fatto vedere qualcosa di buono. Harry Wharton ha provato a caricare come al suo solito, ha messo a segno qualche buona combinazione, però lo stesso Galvano in più di una circostanza è riuscito a contrare bene il co-sfidante inglese lavorando a due mani, centrando il volto del rivale sia col sinistro, col jab sinistro, sia col destro. Dunque una buona prima ripresa per Galvano, che ha quantomeno dimostrato di essere tranquillo, teso, determinato al punto giusto. Ora siamo proprio su di lui, al suo angolo, insieme al manager Vini Giardi e all'allenatore Sordini. Harry Wharton è professionista dall'89, vi dicevo, intanto inizia la seconda ripresa. È campione dei super medi per il Commonwealth, l'impero britannico. Ha già ottenuto due chance mondiali, sempre a livello di super medi, due sconfitte ai punti, chiare, nitide, con verdetto unanime, con due connazionali. Prima Nigel Benn, il pugile che ha due volte battuto anche Mauro Galvano, il 26 febbraio del 94 a Londra per il titolo del WBC. Intanto c'è un bello scambio e ancora una volta il destro di Galvano a pizzicare il mento di Wharton. Vi dicevo poi la seconda chance mondiale, il 10 dicembre scorso a Manchester contro Chris Eubank, allora titolare della colonna WBO. Altra sconfitta ai punti con verdetto unanime per Wharton, che dall'ottava ripresa ha combattuto con un occhio praticamente chiuso. Tra l'altro bisogna stare attenti però a questo Wharton, perché nel match con Benn, del quale vi ho parlato in precedenza, pur perdendo i punti nettamente, è riuscito a mettere al tappeto Nigel Benn nel quinto round. Dunque attenzione al suo sinistro, ma Mauro Galvano lo sa perfettamente e difatti in queste prime battute è parso molto vigile, pronto a far scattare il jab sinistro. Ancora adesso due bei sinistri di Galvano fanno indietreggiare Harry Wharton, che vi ricordo ha 20 vittorie, 15 prima del limite, due sconfitte un pari. Ancora Galvano pronto ad approfittare degli sbandamenti di Wharton, che per la verità bisogna dire in patria gode di una discreta popolarità, ma non è considerato un campione di primissimo livello al pari di Benn o di Eubank. È considerato un ottimo pugile che però ha fallito i match chiave della carriera, almeno fino a questo momento, i due mondiali già ricordati. Per lui ovviamente questa sera al pari di Galvano è un match importantissimo. Ancora il destro splendido di Galvano sorprende Wharton, vi dicevo, che deve vincere se vuole sperare ancora, come vorrebbe il suo manager Mickey Duff, in una terza sfida mondiale. Come vedete il match è davvero fa scintille subito. Insomma, oggi più che mai la vittoria è d'obbligo per entrambi. Appena un ridimensionamento delle ambizioni
un ridimensionamento davvero drastico. Dato che se il match dovesse finire ai punti, intanto si è chiusa questa seconda ripresa che io mi sento di aggiudicare, di assegnare a Galvano per quei splendidi, quelle splendide combinazioni che soprattutto nella parte intermedia del round hanno più volte sorpreso il britannico. Dunque almeno sul mio cartellino c'è un punto di vantaggio per Mauro Galvano. Ovviamente poi speriamo che i giudici, ovvero l'arbitro Heinrich Mümmert tedesco, il francese Raymond Bachelet e il finnico Erki Meronen, la pensino alla stessa maniera. Vi dicevo, Galvano ha sorpreso più volte contrando le azioni del rivale. Speriamo ovviamente che questo tema tattico possa ripetersi. Certo che se il match dovesse terminare ai punti, ci sarebbe sempre da temere un verdetto casalingo, cosa sempre possibile se non probabile quando purtroppo si combatte fuori casa. C'è stato un buon destro di Wharton che ha sorpreso Galvano. Qui a York sono presenti con Mauro Galvano suo padre Giovanni, i fratelli Salvatore e Sandro, mentre l'altro fratello Ercole, che è stato poi quello che l'ha spinto alla boxe, è rimasto a Fiumicino e ora è al ristorante Rocky, ristorante appunto di Galvano, insieme alla moglie di Mauro, la signora Maria, e al figlioletto Domenico di 9 mesi, al quale Mauro ha promesso di dedicare un'eventuale vittoria. Al ristorante di Fiumicino ci sono anche gli amici di Galvano, quelli che non sono potuti venire fin qui e che stanno seguendo appunto il match sulle frequenze di Telepiù 2 su maxi schermo, tutti ovviamente pronti ad incrociare le dita. Intanto c'è un intervento dell'arbitro che invita Galvano a non appoggiarsi alle corde, ovviamente un atteggiamento scorretto. C'è ancora Wharton che carica a testa bassa, invitato ad alzare la testa, appunto il capo, dall'arbitro. Si incrociano i sinistri, prova col destro Galvano, non va a segno, invece subisce lo stesso colpo in gancio da parte di Wharton. Si incrociano ancora i colpi, deve stare attento comunque Mauro a non scoprirsi, a non andare a vuoto. Il destro parzialmente a segno da parte di Wharton e c'è un taglio purtroppo all'occhio sinistro di Galvano, che ora replica, sorprende Wharton, a sua volta l'inglese rientra, c'è sangue che cola all'angolo dell'occhio sinistro di Galvano, speriamo non si tratti di nulla di grave. Intanto c'è l'arbitro costretto ad intervenire. Fa segno Wharton a Galvano, ti ho ferito. Ovviamente c'è anche una guerra psicologica tra i due. Buono il destro di Galvano, il sinistro ancora del pugile di Fiumicino. Tecnicamente non mi sembra davvero un mostro questo Henry Wharton, che fa ovviamente della vigoria fisica, dell'azione costante all'attacco, le sue doti migliori oltre al già citato gancio sinistro. Però Mauro sta prendendo bene le misure almeno in questo round e si chiude ancora la ripresa. Insomma, potrebbe anche essere assegnata a Galvano, anche se nella prima parte Wharton è riuscito a centrare più volte Galvano spaccandogli anche il sopracciglio sinistro. Speriamo che la regia della televisione Channel One, una nuova TV a pagamento di Londra, ci riproponga, ecco, opportunamente all'angolo di Galvano, il Rocky del Colosseo, come ama farsi chiamare. Purtroppo non si vede l'entità della ferita, speriamo non debba trattarsi davvero di nulla di grave. Insomma, dopo 3 round il match comunque resta
certamente apertissimo. Io ho un leggero vantaggio ai punti per Galvano, però non mi stupirei ovviamente se sui cartellini dei giudici ci fosse un sostanziale equilibrio. Purtroppo si sa, mentre inizia il quarto round, che il pubblico, le ovazioni del pubblico di York potrebbero anche convincere i giudici ad assegnare il round a Wharton, soprattutto quando la stessa ripresa si chiuda su un sostanziale equilibrio. Comunque, match apertissimo, anche godibile fino a questo momento. È stato fermato il sangue fino a questo momento. Un sinistro probabilmente basso da parte di Wharton. Ecco il gancio sinistro, scatta puntuale da parte dell'inglese, che ora stava per scivolare col piede sinistro, però il colpo di prima è giunto non troppo consistente sul volto di Galvano, che non ha assolutamente accusato. Ora pedala all'indietro Mauro, tocca col sinistro, parzialmente a segno il sinistro di Wharton. Deve tenere a mio avviso il braccio destro, la mano destra più alta Galvano, proprio per cercare di fermare il colpo del rivale, che ancora adesso va a segno. Prova a toccare al corpo Harry Wharton. Nigel Benn, sentito alla vigilia, aveva proprio detto questo, dice: Wharton può vincere solo se parte ben concentrato all'attacco subito nelle prime riprese, lavorando al corpo Galvano e piazzando il gancio sinistro. Nigel Benn conosce bene entrambi dunque, però ha detto che ovviamente per Wharton è molto dura anche per lui la sfida di stasera, e dunque più che mai match aperto. E splendido destro sinistro di Galvano, ancora sinistro di Galvano, che sorprende Harry Wharton, che poi prova l'azione di replica ma va a vuoto. Ancora Galvano, splendido il destro, prova la replica Harry Wharton, splendido a sua volta il contatto sinistro in difficoltà Mauro, che ha subito prima un gancio sinistro, poi ha lavorato bene al corpo Wharton, che ha alzato ancora la traiettoria dei colpi, poi replica ancora il destro due volte di Galvano. Match splendido, intensissimo, emozionante, si crociano i colpi dei due, al tappeto Galvano, centrato dal sinistro di Wharton, e temo che sia finito il match. Purtroppo temo sia finito il match, è finito, KO, purtroppo Galvano ha perso e purtroppo si è lasciato sorprendere in questo quarto round da un sinistro di Harry Wharton, dopo che le cose migliori probabilmente le aveva fatte vedere proprio il pugile di più vicino. In questo quarto round i due si sono scambiati colpi feroci a 100 ring, incuranti della difesa, e forse è proprio stato questo l'errore di Mauro. È stato proprio questo l'errore di Mauro, mentre c'è un po' di caos qui attorno al ring. Alcuni sostenitori, tifosi di Wharton, hanno cercato di salire sul quadrato, sono stati buttati giù dagli uomini del servizio d'ordine. Ora è tornata la calma, se così si può dire. Potete vedere dai teleschermi le scene di esultanza, il pubblico era tutto in piedi in questo quarto round. Purtroppo Mauro ha messo a segno sì degli ottimi colpi che hanno anche fatto indietreggiare Andrew Wharton, però si sapeva che il pugile inglese era dotato di ottima mascella, solidissimo, i bookmaker votavano favorito. E intanto attenzione al rallenti, vedete il destro splendido di Galvano, che poi però subisce il gancio sinistro. Più volte l'avevamo detto, il gancio sinistro di Wharton era il suo colpo migliore, il braccio destro di Galvano era troppo basso. Attenzione ancora da un'altra angolazione, qua parte col destro, rimane basso, si lascia sorprendere con la guardia abbassata,
impreparato al sinistro di Watson, e purtroppo abbiamo avuto qui da bordo ring immediatamente l'impressione che il match fosse finito, perché lo sguardo di Galvano era quello di un pugile che purtroppo era stato scosso dal pugno del pugile di York, cioè dal pugile di casa. Il gancio sinistro di Watson è giunto davvero pulito, preciso, in pieno volto, e per Mauro purtroppo non c'è stato più niente da fare. Comunque bisogna senz'altro dire bravo a Mauro Galvano per quello che ha saputo fare per oltre 10 minuti. Ha cercato di prendere a tratti l'iniziativa, come ci aveva promesso alla vigilia del match, proprio per non lasciare troppa fiducia, troppo spazio al pugile di casa, che invece appena ha avuto l'occasione propizia è riuscito a piazzare il suo colpo migliore, il gancio sinistro che ha chiuso le ostilità. Mauro a sua volta ha messo a segno ottimi colpi, sia col sinistro sia col destro. Tecnicamente certamente era lui il pugile migliore, però come sappiamo Mauro non è dotato di una potenza straordinaria, lo dimostrano i 7 successi prima del limite su 27 vittorie in carriera, mentre la potenza di Watson era certamente superiore a quella del pugile di più vicino, e purtroppo alla lunga ha fatto la differenza. Vedete ancora scene di esultanza per Harry Watson con la cintura continentale, dunque il titolo vacante purtroppo va in Inghilterra. I britannici avevano già 2 titoli, quello dei medi di Richie Woodall, alto pugile che ci ha dato un dispiacere, e poi ancora i britannici hanno il titolo del Gallo, quello del britannico John Armour. Purtroppo tante sfide italo-inglesi, ma purtroppo ultimamente vanno sempre a vantaggio dei pugili d'oltremanica. Ora abbiamo Mauro qui vicino, sta raggiungendoci nella nostra postazione, siamo pronti a raccogliere le sue impressioni. Molto sportivo Mauro, nonostante la sconfitta è pronto a regalarci il suo commento. Allora Mauro, per gli amici di Telepiù 2, puoi spiegare che cosa è successo? Fino al quarto round tu stavi andando benissimo, io addirittura ti avevo in vantaggio, i giudici probabilmente avevano una situazione di sostanziale equilibrio, però cosa è successo? Stava andando tutto bene, lui aveva cominciato a accusare i colpi la ripresa precedente, bisognava solo farlo riuscire a segnarlo per altri 3-4 round, e poi dopo si è andato tutto a salire l'incontro per lui, che dice per me. Purtroppo ma ha causato un colpo di colpo. Ha preso con il suo gancio sinistro che si sapeva essere il suo colpo migliore. Tu no, proprio l'ho anche visto tra l'altro. Abbiamo purtroppo, ce ne siamo accorti dalle riprese, le anche a rally. Mi hanno abbandonato le gambe, avrei voluto anche rialzarmi, però non respiro più dal naso, ormai ero già dal naso. Purtroppo non c'è stato niente da fare. Quando si zappa si casca. Certo, peccato, perché proprio prima del gancio sinistro che ha chiuso la sfida tu avevi piazzato delle splendide combinazioni in linea. Certamente sei tu il pugile migliore dal punto di vista tecnico, e i colpi tuoi erano stati accusati da Watson, che era retrocesso, era sbandato, quindi voglio dire tutto stava andando per il meglio. Lui guardava l'arbitro e continuava a fare il segno che c'aveva la ferita praticamente. L'ho visto, cercava di concludere l'incontro per ferita, cercava anche così di smontarti psicologicamente. Certo. Ma non sembravi tu preoccupato di questo? Purtroppo è arrivato il suo colpo, forse avevi un po' la prima volta vita mia che vado a campo, lo sappiamo. Purtroppo i tifosi italiani sanno bene che tu non hai mai perso per KO, la sconfitta contro Ben è venuta su ferita, dunque è purtroppo una prima volta che lascia tanto male in bocca. C'è sempre dice una prima volta. Io certo. Anzi, voglio dare un messaggio a mia moglie e mio figlio. Stai bene, chiariamolo subito, difatti certo. Non c'è nessun problema. Sì, nel mio ristorante che aspettavo una mia vittoria, mi dispiace. Li abbiamo salutati in precedenza tutti, ci auguravamo sinceramente che il titolo venisse in Italia, ed è importante per la nostra box oltre che per te. Purtroppo andiamo ancora un po' sul punto di vista tecnico, forse tenevi un po' troppo basso il destro, la mano destra era quella che doveva poi... Sì, lo tenevo basso perché volevo caricare i testi, perché mi avevo reso conto che lui sentiva i miei colpi. Allora... Certo, però era anche la mano che doveva fermare il suo sinistro. Il sinistro di volta, è chiaro, e portando i testi si rischiava automaticamente di essere incrociati con il gancio sinistro suo.
è successo questo, lui è riuscito a prendere sul tempo con quello, purtroppo è successo quello che può sempre capitare contro un pugile dotato di buon pugno. Pugno, certo. Hai qualcosa da così da rimpiangere? Se potessi rifare tutto da capo così, cambieresti qualcosa o proprio non hai nulla da rimpiangere? Sarebbe stato prendere il colpo che ho preso, però ovviamente non credo, forse dovrei scambiare, avrei scambiato un po' meno, però tante volte ti sei lasciato andare, ecco, forse nel quarto round hai forse pensato di poter chiudere a tua volta il match, hai forse avuto troppa confidenza e ti sei lasciato andare forse un po' troppo a scambi a viso aperto che non l'ho fittato, aspettando che lui uscisse del cascato dei secondi per poi incrociarlo, ci andavo dentro a fare apposta, mi sentivo anche addirittura pure più forte di lui, il colpo suo è arrivato prima sulla punta e purtroppo quando l'hai detto tu, quando si fa botte c'è anche il rischio di prendere il colpo maligno. Comunque tanto di cappello alla tua prestazione, è stata una performance certamente coraggiosa, apprezzabile. Lui che veniva a Londra per fare il match, possibile averlo fatto su questo punto. Certo, un match certamente che ha entusiasmato gli spettatori a casa, anche se purtroppo la conclusione è stata esattamente quella che non ci augurava. Certo, io l'avevo detto prima del match, un vinco o vado da paura. Adesso? Troppo presto pensare al futuro. Adesso è troppo presto. Adesso torni a Fiumicino, dalla tua moglie, dal tuo...